tecnologia, idee, innovazione. Con Galileo l'Italia ha inventato il metodo scientifico. Il nostro è un paese che ha sempre dimostrato di saper coniugare la fantasia alla pratica. E anche nella filiera dell'edilizia ci sono tante imprese che hanno voglia di innovare. Il servizio locker è un armadio intelligente, un servizio di ritiro presso un armadio dei merce che abbiamo collegato questo armadio a un web shop, quindi il cliente finale della rivendita può ordinare e ritirare presso questo locker. I vantaggi sono molteplici per la rivendita. La rivendita estende il proprio orario di lavoro attraverso il sistema locker dove il cliente finale ritira anche fuori orari, quelle che sono possibili urgenze che capitano durante il giorno, ha un sistema personalizzabile a rivendita, quindi comunica attraverso questo locker, attraverso l'applicazione, è in contatto continuo con il proprio mercato e quindi è un sistema innovativo, un sistema che sicuramente è forte per sviluppare ulteriore business. Poi i costi sono piccoli perché comunque il pacchetto comprende il locker, quindi il nostro armadio, con il web shop. Un web shop programmarlo oggi, che tante rivendite non ce l'hanno, costa tanti soldi, quindi qua abbiamo un pacchetto unico che con circa 20.000 euro abbiamo compreso tutto. Poi chiaro, sono soluzioni molteplici, più grandi, più piccoli, poi ci sono dei vantaggi fiscali, quindi c'è un ritorno comunque in base al territorio nord o sud, sono diversi, ma comunque questo è un investimento piccolo per una grande resa. La vendita online oggi è poco presente nel mondo edilizia perché forse il mondo edilizia non è proprio il mondo più efficiente in questo senso, però lentamente parte, quindi la vendita online in generale ha delle crescite pazzesche, le avrà anche nel mondo delle rivendite, specialmente perché oggi con soluzioni così facili da inserire un shop online nella propria vendita senza grandi investimenti, ma averlo già a portata d'uso perché è stato programmato per noi per le esigenze delle rivendite, quindi sicuramente darà una grande accelerazione su questo tema. Oggi agli U3 siamo qui proprio per raccontare questa innovazione, per divulgarla. Abbiamo ovviamente 70 persone che operano in tutta Italia a disposizione dei nostri rivenditori che accompagneremo su tutte le richieste che nascono, chiaramente con una squadra interna, per accompagnare il nostro cliente a far, siccome è una cosa anche semplice, però lo vogliamo far bene, il locker è a disposizione per prodotti nostri, ma chiaramente per tutto quello che è un assortimento all'interno della rivendita. Quindi è semplice, va guidato e noi siamo a disposizione. Il prodotto Vacuum Annex, nella sua funzione cappotto, sostituisce i cappotti tradizionali mantenendo la stessa performance di isolamento termico ma con bassissimo spessore. Un'applicazione classica, ad esempio nei balconi, noi possiamo dare con 15 mm la stessa capacità isolante ma mantenendo la vivibilità dello stesso. Avevamo un problema fino ad oggi, quello di far conoscere a tutti il grandissimo vantaggio del Vacuum Annex, questo super prodotto che riesce a garantire spessori minimi. Quindi abbiamo deciso di fare una grande campagna pubblicitaria sulle reti Mediaset e non solo, anche in radio. E proprio in questi giorni le radio sono attive con la nostra pubblicità. I risultati fino ad oggi, e sono 2 settimane di campagna pubblicitaria, sono veramente importanti. Abbiamo poi sviluppato una rete di distributori autorizzati che sono ancora da implementare, quindi chi vuole partecipare a questo, diciamo, successo può ancora partecipare, e abbiamo questi nostri rivenditori che sono contentissimi, ci stanno raccontando che ricevono chiamate dove magari oltre al nostro prodotto possono essere interessati anche a materiali che loro hanno normalmente in magazzino, quindi abbiamo creato grandissime opportunità per i nostri rivenditori. Per diventare rivenditore autorizzato è una cosa semplicissima, bisogna investire in B-Fire. Sostanzialmente bisogna mettere a magazzino una certa quantità di materiale che serve a far iniziare un cantiere, cioè in pratica dobbiamo garantire a chi vuole iniziare un cantiere con il nostro prodotto di trovare presso il magazzino più vicino il materiale necessario per la partenza e poi provvederà a fornire il materiale successivo per chiudere il cantiere.
Io credo che oggi il laterizio sia davvero innovativo quando svolge il ruolo di protagonista assoluto nell'edificio e nella parete, ossia quando rispetto agli altri materiali che compongono un'abitazione, il laterizio svolga il ruolo principale dal punto di vista strutturale, di isolamento termico, acustico e sotto l'aspetto igrometrico, cioè nella capacità di assorbire e rilasciare umidità con grandi benefici sul comfort abitativo. In TinoED siamo da sempre molto attenti al tema della sostenibilità dal punto di vista ambientale in termini di riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. Abbiamo ridotto di oltre il 70% in 10 anni in valori assoluti le emissioni di anidride carbonica. Lavoriamo sul tema della riduzione di consumo delle acque e di ripristino ambientale delle zone di cava. Sostenibilità vuol dire anche trasparenza, per questo dal 2024 pubblicheremo il nostro primo bilancio della sostenibilità, quindi in tema ESG andremo a mettere nero su bianco quello che abbiamo fatto e quello che intendiamo fare dal punto di vista ambientale, social e governance. La nostra soluzione più innovativa è sicuramente il sistema Tris, che coniuga gli aspetti della prestazione con la facilità di posa in opera, un sistema che riscontra grande successo presso gli studi tecnici e le imprese, anche perché è sempre supportato da un'assistenza tecnica dalla fase di progettazione fino alla chiusura del cantiere. La storia di Soprema è una storia che ha 110 anni. La partenza di Soprema è stata nelle impermeabilizzazioni. Però negli ultimi 25-30 anni abbiamo capito che oltre alle impermeabilizzazioni è importantissimo l'isolamento termico, perché l'isolamento termico permette il risparmio energetico e quindi noi ci vogliamo posizionare come un partner a 360 gradi per proteggere l'involucro edilizio e quindi per aumentare sia l'efficienza energetica e quindi il benessere delle persone che vivono all'interno delle case. La gamma che Soprema offre sul mercato non è una gamma semplicemente di prodotti, ma bensì Soprema vuole vendere dei sistemi, perché solo col sistema riusciamo ad essere degli interlocutori affidabili per i progettisti, per le imprese di costruzione, per gli applicatori, per i distributori e anche per i committenti. Vendere il sistema permette sicuramente di ottenere il miglior risultato possibile nell'involucro edilizio. La competitività di Soprema sul mercato italiano si esprime soprattutto con la presenza capillare sul territorio. Infatti ultimamente abbiamo fatto delle acquisizioni mirate al sud Italia per essere più presenti in modo fisico e non solo con i prodotti e con i sistemi. Inoltre abbiamo 100 oggetti BIM che sono presenti in tutte le piattaforme BIM più importanti. E un'altra cosa, ultima ma non ultima, è la formazione, perché la formazione permette di spiegare innanzitutto i sistemi che proponiamo e dopodiché di poter fare in modo che i nostri clienti possano spiegare ai loro clienti quali sono le giuste applicazioni dei sistemi che noi forniamo.